Come prima cosa ogni mattina vado a fare colazione, generalmente composta da due uova, pane tostato con un pomodoro sopra, un bel bicchierone d'acqua e i miei amatissimi integratori, omega vegetali, frutta, verdura e Diana, ti bacche. segari ti fai male. Inizio col sistemare il mobile nelle pentole delle padelle perché non ne poteva più. Purtroppo ci si è rotta un'anta e di conseguenza si sporca facilmente e velocemente. Perciò vado a pulirla, a tirare fuori tutto quanto, pulire e a rimettere dentro. Poi vado a pulire la mensola che ho sempre in cucina, che a furia di appoggia, appoggia, appoggia non ne poteva più nemmeno lei. E quindi vado a levare tutto, a pulire, sistemare, riorganizzare e poi a rimettere tutto quanto a posto. Vado a riorganizzare il cassettino nelle spezie perché cioè più che altro a sistemarlo, ecco. E poi vado a sistemare i vari documenti e a buttare via i prontuari scaduti e le varie riviste. Una volta finito, vado a rimettere tutto quanto sopra la mensola e
e a passare a levare bene alcune ragnatele o polvere che avevo visto sul muro. Volevo stendere, ma quelle nuvole non mi convincono tanto. Vediamo, magari stendo solo le cose grandi. Intanto che decido, vado a tirar fuori la roba dall'asciugatrice, che però mi sono accorta adesso che ho fatto un errore, devo ricordarmi di prima pulire l'oblò, perché ci rimane attaccata tutta porcheria che tira via dalla roba, e poi tirar fuori la roba, perché se no mi va a finire in mezzo alla roba. Poi mentre ero lì che stendevo, cioè che la piegavo, avevo tutto quanto i pelucchi lì attaccati. Vado quindi poi a pulire l'asciugatrice e dovrò pulirla più a fondo, ma quello lo faremo in un prossimo video. E poi vado a ricaricarla con la roba bagnata da asciugare. Poi invece, siccome mi sono accorta che mi dava ansia vedere quello sporco lì sull'asciugatrice, alla sera dopo cena sono andata a passarla con uno straccetto in microfibra umido. Dopodiché vado a scaricare la lavatrice e a ricaricarla con altre lenzuola. Vado a piegare i panni che sono usciti dall'asciugatrice, dividendoli più o meno tra quelli di Pia, quelli dei bambini e i miei di Maurizio. Thank you.
Poi vado a stendere le lenzuola che sono uscite dalla lavatrice. Poi vado a scaricare e ricaricare di nuovo la lavatrice e con una pezzettina vado a pulire dove era un pochettino piena di polvere. Sono andata a stendere anche le ultime lenzuola uscite, intanto ho dato un'occhiata ai bambini che erano lì sotto che giocavano. Adesso vado a mettere a posto un altro punto critico della casa. Purtroppo, come vedete, un pochettino dai lati c'è un pochettino di muffa che andremo a levare appena diamo il bianco e niente, quindi inizio a sistemare, a levare quello che non ci va, a levare la polvere e levo tutto, pulisco e poi rimetto a posto. Non è proprio come mi piacerebbe vederlo finito, però meglio di prima lo è. Adesso per l'ennesima volta, per la terza volta in questa giornata, vado a scaricare e ricaricare la lavatrice.
Poi ho pulito i mobiletti della cucina perché domani devo andare a fare la spesa e quindi quando poi ci metto dentro la roba vorrei che fossero puliti. Come avete visto, ho pulito e rimesso a posto tutto. E io spero che vi sia piaciuto. Se avete consigli, lasciatemeli sotto nei commenti. Ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao! 1, 2, 3, come on!